È stata tra le donne più invidiate al mondo per la storia d'amore con Robert Pattinson, terminata a causa del presunto tradimento di lei. Dal momento in cui il divo di Toby Ligott e Kristen Stewart si sono lasciati, all'attrice è stato attribuito più di un flirt di scarsa portata. Tornano oggi a farsi insistenti le voci che la vorrebbero legata ad Alicia Cargill, ex assistente diventata sua migliore amica. Le due vivrebbero insieme nella casa di Los Angeles di Kristen da tempo e proprio pochi giorni fa sono state beccate insieme durante una vacanza a Honolulu. Look androgino, capelli corti e mani costantemente intrecciate, Kristen e Alicia sono diventate inseparabili, ma secondo la stampa americana le due sarebbero molto più che amiche. Ovviamente, il presunto flirt non è mai stato confermato, né Kristen ha mai lasciato intendere di aver cambiato gusti in tema sessuale. Va detto anche che l'attrice è notoriamente molto riservata rispetto a tutto ciò che fa riferimento alla sua vita privata e, salvo il periodo legato alla difficile rottura con Robert, non è mai capitato che manifestasse apertamente i suoi sentimenti. L'unico sforzo in questo senso fu la lettera scritta al suo ex attraverso la quale gli chiese pubblicamente scusa, lettera che non servì a farli tornare insieme. Le voci di un flirt tra Kristen e Alicia si susseguono già da diversi mesi, ma stanno diventando sempre più insistenti. Kristen si ferma. Voglio prendermi una pausa dalla recitazione. La Stewart ha cominciato il 2015 all'insegna del relax e del divertimento. Del resto aveva già dichiarato di volersi prendere una pausa dalla recitazione per godersi finalmente il frutto di anni di fatiche cinematografiche cominciate con l'inarrestabile successo della saga Twilight. Sono un'attrice ed è questa la mia forma d'arte, ma dal momento che ho iniziato da giovanissima mi sono sempre sentita intimidita e scarsa nelle altre forme d'arte che mi piacerebbe esplorare. Voglio prendermi davvero tanto tempo libero e comprare un grande spazio a Los Angeles dove poter lavorare e creare qualcosa con le mie mani. Letteralmente ho preso questa decisione poche settimane fa, ma davvero ora non ho nulla che mi preoccupi, il che è grandioso, posso impegnarmi nella mia vena creativa, mi sento felice e rilassata. Che ruolo ha Alicia nella ritrovata serenità di Kristen? Chi se ne frega.